57 sì, lavoratori sì, che verranno mandati a casa. Ma chi l'ha detto questa no, cosa? C'è una procedura in atto. È una cosa gravissima, Presidente. Attenzione. Allora, dire che verranno mandati a casa, lo sta dicendo lei, non lo dico io. C'è una procedura di licenziamento. C'è una procedura avviata di licenziamento. Sì, non c'è bisogno che lo dico. Se lo sta dicendo lei... Per precisare. Se lo sta dicendo lei, è chiaro che sta scritto. Immagino che non se ne penso sto che dicendo sta chiacchiere. Non sto dicendo questo. Dico che si è attivata una procedura stabilita, scelta che andrebbe evitata, andava evitata l'azienda. L'azienda avrà i suoi motivi per certo farlo. Approfondiremo l'argomento. Nessuno vuole mal di nessuno. Ma mandare a casa 57 persone è tragico. Neanche ma qua sono 57. Ma io sa perché cosa lavoro? Per aumentare le opportunità. Tutti penso che lavoriamo, ma pure per me, io parlo per me. Io lavoro affinché possiamo aumentare le opportunità. Però, Presidente, allora facciamo una bella cosa. Visto che c'è questa buona volontà da parte sua, da parte mia, allora noi abbiamo presentato, comunque un consigliere, oltre che Presidente della SI, allora abbiamo presentato un ordine del giorno. Chima, procedura, licenziamento, che è aperto... Avete scritto ordine benissimo del giorno, ma quello è un allora, benissimo. E stiamo presentando, ci sono delle firme. Vuol mettere anche la sua, Presidente? Una cosa bipartisan. Non la posso mettere un'interrogazione, l'avete già presentata. No, Presidente, simbolicamente. Ma quando io sono una persona seria, io lavoro per atti amministrativi. Ma mica è una buffonata questa. Ma se io metto una firma su un atto che ha consumato i propri Presidente, simbolicamente. No, è una. No, stiamo parlando di un atto simbolico. Di sposare simbolicamente legittimamente depositato che io ve l'ho messa in apertura di seduta benissimo. È andata in coda al prossimo Presidente, io però mi pongo una domanda. Io sa perché cosa mi impegnerò così, non la portiamo avanti tutta la serata. Io mi impegnerò affinché si possa combattere. Presidente, io però mi domando, no? La fuoriuscita dal mondo del lavoro allora, uno dice, no? La signora Maria, la povera signora. No, la signora Maria. Abbiamo fatto così. Sto impegnato. No, ce ne andiamo. La signora Maria dice perché il sindaco assume staffisti e poi l'AMIO licenza 57 persone? Io non la conosco la signora Maria, chiedi dalla signora Maria. I cittadini. Presidente, un'ultima cosa e poi Presidente, la mia azienda, Luigi Abbate Production and Communication, puntualmente vede escluso il suo... Avete fatto una richiesta. Benissimo. L'ufficio l'ha istruita già due volte. Ed è stata rifiutata. Non è stata accettata. Non è stata rifiutata. L'operatore è entrato? L'operatore è entrato? Lei ha depositato venerdì, è stata fatta una prima istruttoria. Il segretario generale ha dato parere favorevole. Non ha dato parere favorevole. Ha detto che godo... Allora, se lei... lo legga, prenda la lettera e devo avere le stesse, che la mia azienda deve avere le stesse diritti e doveri degli altri. Conflitto di interessi, ma che bisogna verificare i requisiti. L'ufficio sta facendo istruttoria per verificare se lei ha i requisiti con la sua, da direttore, non da consigliere comunale, da direttore di una sua, se di una web TV che non ha bisogno della registrazione. Come tutti coloro che possono fare diritto di cronaca, nessuno lo nega questo. Il prossimo consiglio sarete pronti per esprimere sicuramente saremo istruttorio. Noi siamo veloci purtroppo. Io ho citato la legge, voi avete gli uffici, l'avvocatura. Abbiamo per fortuna persone capaci e competenti che sono in grado di approfondire la materia. Buon lavoro, chi vivrà vedrà.